Se ti piacciono i racconti incredibili, allora devi ascoltare questa storia. È la storia del serpente boa e dell'elefante. È una storia vera. La lessi da bambino in un libro sulla natura e sulla giungla. Diceva: i serpenti ingoiano il cibo tutto intero, senza masticarlo. E poi rimangono lì, fermi, immobili. Non riescono più a far niente e per molti mesi devono digerire e dormono. Ma dormono tanto. E a volte russano. Una volta, un serpente boa si mangiò addirittura un elefante intero, tutto in un boccone. Un intero elefante? Allora io, che amavo disegnare, che avrei voluto fare il pittore da grande, disegnai in un foglio questo elefante, poveretto, che si trovava nella pancia di un serpente boa. Anche lui, poveretto. Ma quando lo facevo vedere ai grandi, nessuno capiva che cos'era. E ci fu una signora che disse: «Oh, ma che bel cappello che hai disegnato!» «Un cappello? Per lei questo è un cappello? Ma che cosa sta dicendo?» «No, non è un cappello. No, un cappello non è. E se non è un cappello, sapete, bambini, cos'è? È un elefante che sta dentro un po' 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 po'. È un elefante che sta dentro un po' 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 po'. È un elefante che sta dentro un po' 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 po'. Ma poveretto l'elefante dentro al bo' po' po' po'. È un elefante che sta dentro un po' 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 po'. È un elefante che sta dentro un po' 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 po'. È un elefante che sta dentro un po' 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 po'. Ma poveretto l'elefante dentro al bo' po' po' po'. Insomma, i grandi sono grandi e bisogna sempre spiegare loro tutto. Eh sì, perché i grandi sono annoiati e tristi e non si ricordano di essere stati bambini. Insomma, sono grandi. Un disastro. Nessuno capiva il mio disegno e io persi la pazienza e così, per dispetto, decisi di non fare più il pittore. Cambiai mestiere e diventai un aviatore. Sì, avete capito bene. Un aviatore. Un pilota di aerei che va in giro per i cieli a scoprire il mondo. Non male, vero? Mi ricordo proprio come se fosse ieri. E se chiudo gli occhi, sento ancora il rumore dell'aereo. Il sedile vibra sotto di me e ho il vento in faccia. È una giornata stupenda e sto sorvolando il deserto del Sahara. Ma che cosa è stato? Oh mamma, qualcosa qui non va! Oddio, l'aereo non risponde ai miei comandi! Precipito! Precipito! Mi schianterò a terra! Aiuto! Oh mamma, che botta! E adesso come faccio? L'aereo si era infilato nella sabbia e io mi guardai attorno per cercare aiuto, ma era tutto deserto. Beh, certo, era il deserto del Sahara. Così, dopo aver camminato un po', mi sdraiai vicino alle ali del mio aereo. Ero stanco morto e mi addormentai. Prova a tornare laggiù.
disegni una pecora. Fu così che mi svegliai di colpo. Ma sto sognando o cosa? Ho sentito una voce. Anzi, una vocina. Signore, mi senti? Vorrei che mi disegnasse una pecora. Mi stropicciai gli occhi e vidi questo ragazzino biondo dai capelli come il grano. Ero ancora mezzo addormentato e non capivo. Ma chi è? Devo disegnare una pecora? Ma io non so disegnare, disse a voce alta. Fu la prima cosa che mi venne in mente. Ma lui continuò. Non importa, disegnami una pecora. Io mi so accontentare. Ma una bella pecora, non una pecora che assomiglia a un cappello, che però non è un cappello, ma un boa che ha mangiato un elefante. Nel paese da dove vengo non c'è posto per gli elefanti. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora, non una pecora con le corna che sembra un ariete, non una pecora malaticcia, non una pecora troppo vecchia. La mia pecora deve vivere a lungo. Rimasi a bocca aperta. Provai di nuovo a spiegargli che non sapevo disegnare, ma lui era veramente insistente. E allora decisi di accontentarlo. Disegnai una piccola scatola con dei buchi. Altrimenti come faceva la pecora a respirare? Ecco fatto. La tua pecora è qui dentro. Il ragazzo dai capelli come il grano mi guardò e mi fece un sorriso incredibile. Era veramente felice. A volte basta poco per far felice la gente. La pecora gli era veramente piaciuta, anche se era dentro la scatola. Anzi, meglio, così avrebbe potuto portarla nel suo pianeta. Eh sì, perché lui mi raccontò che veniva da un altro pianeta, da un mondo lontano. Nel suo asteroide c'erano degli alberi grandi, grandissimi, ma che dico, alberi giganti, i baobab. Alberi con un grandissimo tronco e molto, molto, molto alti. La sua pecora avrebbe potuto mangiare tutti i semi, le erbacce, gli arbusti e le piccole piantine dei baobab, i baobabbini. Sì, insomma, prima ancora che gli alberi potessero crescere, crescere, crescere e crescere, altrimenti sai che disastro con tutti questi alberi giganti? Sarebbero stati troppo per un piccolo pianeta come il suo. Ecco perché voglio una pecora, per salvare il pianeta ed evitare che esploda per colpa delle radici dei baobab. Le radici dei baobab crescono e diventano lunghe, anzi no, lunghissime, anzi no, lunghissimissime, direi. Questo fu il mio primo incontro con il piccolo principe, il ragazzo con i capelli colore del grano e dalla risata allegra e contagiosa. Che storia incredibile! Ma non è finita qui! Questo è solo l'inizio! Ciao, piccolo principe, chissà di quale mondo sei, da quale universo lontano e quanti pianeti visiterai. Ciao, piccolo principe, per sempre mio amico sarai.